premio Luigi Malerba è stato un'iniziativa, è nato ed è stata per iniziativa del sindaco di Perceto, Luigi Lucchi, che ha voluto con questo premio, oltre che onorare, ricordare l'illustre cittadino e lo scrittore Luigi Malerba, che è mio marito, anche penso un pochino aiutare il suo paese, a chiunque della mia generazione. Io nomini Perceto, tutti sanno chi è, tutti ci sono stati, tutti ci sono passati, ma se faccio il salto della nuova generazione, ne parlo ai giovani quarantenni, non l'hanno mai sentito nominare. E questo perché? Che cosa è successo in questi pochi anni? È successo che è stata costruita la strada del sole, e mentre prima Perceto era attraversato dalla strada Romea e poi dalla Cisa, che seguiva lo stesso tracciato, dopo è stata tagliata fuori da questa grande strada di comunicazione che è l'autostrada del sole. Allora forse questo premio, questo Malerba, questo scrittore famoso, loro lo sperano che in qualche modo riporti qualcuno, un po' di interesse, un po' di curiosità per queste terre meravigliose. Chi l'ha aiutato in questa impresa è Irene Pivetti, e così poi loro mi hanno cercato e mi hanno trovato, insieme a me hanno cercato di mettere insieme questo premio, tenendo conto delle due interessi forti di mio marito, che sono state la letteratura, la narrazione, il romanzo e il cinema. E così questo premio si rivolge un anno a una sceneggiatura, cinema, e un anno a una narrazione, romanzo, letteratura. Ogni anno noi cambiamo la giuria, ma tutti gli anni cerchiamo delle giurie di primissimo ordine. Il terzo proponimento che ci imponiamo è quello, naturalmente non meno importante, forse il primo, non il terzo, ma per importanza uguale agli altri, è quello di dare una possibilità a questi giovani sotto i 33 anni, in realtà prima era sotto i 28, ho guadagnato io 5 anni, 33, l'anno prossimo vorrei arrivare sotto i 35, vedremo se ci riesco, perché ho molte opposizioni su questo, vogliono giovanissimi, ma insomma ai giovani dargli un'opportunità di vedere le loro opere pubblicate, lette prima di tutto, giudicate, scelte, premiate da questa giuria di grande livello, e finalmente di uscire allo scoperto, di mettersi alla prova e di avere qualche soddisfazione. Il primo anno, l'edizione del 2010, l'ha vinta Roberto Moliterni con una sceneggiatura in prima classe, un'opera che ha vinto strepitosamente, ha vinto all'unanimità, tutti hanno votato per lui, e è stata pubblicata, l'abbiamo presentata, è stata presentata da Irene Bignardi, che faceva parte della giuria e che è una saggista e critica della Repubblica, una donna di grandissimo valore e di grandissima umanità. Irene Bignardi è appassionata di questa sceneggiatura e ancora adesso non ha rinunciato, perché certo per una sceneggiatura la pubblicazione è importante, ma è importante la realizzazione in un film. E noi quello che vorremmo fare di questa opera, vorremmo farne fare un film. E Irene mi ha detto che sta cercando in ogni modo di combinarlo e ancora non ha rinunciato e non ci abbiamo rinunciato neanche noi. Poi la seconda edizione, dedicata a un'opera narrativa, l'ha vinta questa giovanissima ragazza umbra che si chiama Veronica Elisa Conti, con un libro che si chiama Odore del Sangue, un romanzo interessante, un romanzo pieno di colpi di scena, molto ben costruito, che è ambientato in un'atmosfera un po' fantastica, un po' che non si capisce bene in quale tempo, in quale luogo. È molto fantasioso e devo dire che fino all'ultimo tiene con il fiato sospeso, quindi spero che anche quest'opera che presenteremo, è in via di uscita e presenteremo in primavera, abbia successo come il libro di Roberto. I libri vengono, la premiazione consiste nella pubblicazione dell'opera vincente, nella collana dedicata al premio Luigi Malerba dall'editore MUP, che vuol dire
Monte Università Parma, che questa casa editrice appunto ha dedicato al premio.